Lani Stefano, amministratore delegato di Crona Italia. Dal 1954 la nostra famiglia rappresenta l'azienda Crona sul territorio italiano. Io ero presente nel 2000, nel maggio del 2000, quando il dottor Crona ci presentò personalmente a tutti i responsabili commerciali della rete vendita mondiale il nuovo progetto commerciale della Trincia Semovente. È stato assolutamente uno shock emotivo, perché chiaramente abbiamo tutti capito qual era il passaggio generazionale Crona, ossia come Crona si proiettava verso il futuro nel novero delle grandi aziende. Quindi dovevamo concorrere con grandi aziende a livello mondiale. Nel 2000 il dottor Crona personalmente mi chiese di sovrintendere al controllo della prima macchina, della prima trincia inviata in Italia. Quindi ho dedicato volentieri tutto il mese di agosto sulla trincia a Mantova con il contoterzista Bussolini, e insieme abbiamo testato tutto il mese con un grande successo la prima trincia semovente in Italia. Al di là del fatto emotivo, perché la macchina ancora oggi nel vederla lavorare mi emoziona, perché è il gioiello tecnologico non solo di casa Crona, ma è il vertice della tecnologia in campo agricolo. Pensavo che nel campo dei trattori ci fossero dei clienti rapiti emotivamente dalle macchine, ma mi sono accorto che nel campo della trincia è ancora peggio. I clienti sono veramente fanatici della macchina, e quel fanatismo è proprio legato alla qualità costruttiva, alla potenza del motore, alla resa della macchina nel campo, e questo è assolutamente impressionante. Chiaramente Crona ha portato una ventata di aria nuova sul mercato mondiale delle trince semoventi. Prima il mercato era dominato innanzitutto da concorrenti famosi partiti prima. Crona ha portato novità, ha portato soprattutto una migliore qualità di taglio, e chiaramente Crona si è posta come macchina leader per qualità costruttiva. Innanzitutto la potenza del motore. Attuale abbiamo 1180 cavalli, è impressionante. E soprattutto quello che esce dal tubo, cioè il prodotto che viene lavorato, la quantità e la massa di prodotto che vengono lavorati. E poi chiaramente terzo e importantissimo è la soddisfazione del cliente. Vedere un cliente soddisfatto col sorriso in cabina è fantastico.